E siamo stati invitati da Laura Canale, siamo stati convocati per parlare della geografia. Io di geografia praticamente so nulla, ma dirò quello che per me, naturalmente poi cederò la parola alla signora Salvadorangi, che mi ha detto però di rompere il ghiaccio, quindi io in questo momento sto obbedendo a quanto mi è stato chiesto di fare, e devo in qualche modo dire per me cos'è la geografia. E allora posso dire che per me geografia è un po' tutto, nel senso che già bambino, mi vedo io sono del 41, sono molto giovane anch'io, e mi vedo io in campagna, piccolissimo, isolato dalla guerra, ad esplorare il mio territorio, no? A crearmi dei luoghi di riferimento per non perdermi e poter andare a esplorare ulteriormente un terreno che magari era soltanto 10 metri più là, ma che per me rappresentava il luogo del ipsum leones, no? Che è quel modo di dire in cui quando i cartografi di una volta non conoscevano termini incognite, come si usava dire, mettevano ipsum leones e poi disegnavano dei leoni molto buffi, molto divertenti, e veramente c'è da guardare con molta curiosità tutto quanto. Oppure io sempre pensato a questa cosa, no, dell'uomo primitivo che alzando gli occhi al cielo vede queste stelle, non sa cosa siano, vede muovere la luna, vede muovere il sole, non immagina che sia ovviamente, anche se poi i greci c'erano già arrivati, c'è stato un ritorno indietro, ma in effetti c'erano molti filosofi, come sapete bene, i greci che dicevano già che la terra ruotava intorno al sole, non viceversa. Ma quindi vedendo le stelle, vedendo tutto quanto, immaginavano, disegnavano delle figure immaginarie e in qualche modo hanno iniziato i viaggi astronautici, perché con la mente si può fare questo ed anche altro. Ed è questo in fondo la cosa affascinante della geografia, perché ci permette in qualche modo di andare parallelamente su delle cose che la fantasia umana in qualche modo a volte ha già anche preceduto. E di conseguenza avere la conferma, a parte la topica di Colombo, ma lui aveva immaginato, non aveva nessuna prova provata, ma aveva immaginato in base a alcuni dati della geografia, in qualche modo nel senso più lato del termine, gli dava come informazione, aveva in qualche modo immaginato che si potesse arrivare all'India, non sapendo che c'era un piccolo continente in mezzo, che si potesse arrivare a vedere passando dall'altra parte. E questo è un uso, secondo me, molto intelligente di tutti i mezzi che la geografia, nel senso più ampio del termine, può dare. Ma chi di noi, credo che pochi, perlomeno quelli più o meno della nostra generazione, non ha letto che so Salgari piuttosto che Verne, sono quei libri che in qualche modo costituiscono un imprinting per tutti coloro i quali si sono immersi in queste letture, e chi ha letto le 20.000 leghe sottomarine forse ha avuto una chiarificazione del fondo del mare che può essere anche più realistica di quella che con grande fatica stanno cercando con i battiscafi e con questi droni all'incontrario che vanno a esplorare i fondali marini. La scoperta di questi soffioni da cui senza luce nasce una vita è stata ipotizzata da dei romanzieri che scrivevano tra virgolette per i ragazzi, per i bambini. Il viaggio nella luna di Verne, ma anche prima nel 500-600, anche quei grandi poemi umoristici in cui la luna diventava un pretesto per amori più o meno irrealizzati e irrealizzabili. Ecco, tutto questo fa sì che noi siamo permeati di geografia. Io ho portato alcuni libri che ho pubblicato, perché per esempio, vedete, ho pubblicato un libro molto interessante, Itinerario al sepolcro del Signore nostro Gesù Cristo, scritto da Petrarca. Petrarca venne chiesto da un amico se gli sapeva indicare la strada migliore per andare a Gerusalemme. Non c'era mai stato, ma gli scrive tutto bene, c'è una bellissima descrizione della città di Genova che aveva appena intravisto una volta andando verso Vaucluse, in Provenza. Vi leggo, ecco, qui per esempio invece è un poeta croato, si chiama, è morto, Anton Scholjan, e il suo, sapete perché l'ho pubblicato? Perché i suoi primi versi
sono dedicati a Marco Polo, cioè a un certo punto c'è il raccontatore, l'affabulatore, colui il quale scrive, che dice che gli avrebbe fatto piacere viaggiare, ed è in galera perché è stato arrestato, è stato messo in prigione, imprigionato dai genovesi qui a Campo Pisano, ed è con Marco Polo, che sapete benissimo è stato per alcuno, per un po' di tempo in prigione in Campo Pisano, e dice: sto qui con me un pazzo che evidentemente è folle nella maniera più assoluta, che mi sa raccontare delle storie bellissime, che pretende di essere stato nei luoghi che mi racconta, che pretende che ci siano degli animali che hanno la gobba o addirittura due gobbe, che pretende che ci siano dei buoi muschiati, cioè che ci sono dei paesi in cui c'è dei sovrani, cioè, e racconta tutta questa cosa, e sempre questo movimento di Scholten si arriva a dire che Marco Polo, non sapendo scrivere bene, chiede al relatore di questo poema, chiede di trascrivergli il milione. Ecco che qui la geografia è poesia, ma la geografia c'è. E ce ne sono tante altre geografie, ma io vorrei leggervene una che è veramente, credo, metafora di una geografia mentale, perché è di uno dei più grandi poeti del nostro Novecento, si chiama Giorgio Caproni, nato a Roma nel 1912, e che in gioventù, in fanciullezza, si trasferì con la famiglia dove trascorse appunto i suoi primi anni di vita, dove andò a scuola, dove baciò per la prima volta le labbra collose di una sua compagna di classe, con le labbra collose di questo primo bacio che ha dato alla scuola di San Martino, una località genovese dove lui abitava, e questa sua prima cotta aveva un maglione abbastanza pungente di lana e appunto le labbra collose. Ma era un carissimo amico, Caproni, perché il nostro genovese è venuto tante volte a presentare libri, e lui si sentiva genovese, diceva: io posso vivere benissimo a Roma, magari non benissimo a Genova, però io sono fatto di Genova, cioè io non posso che in qualche modo riferirmi a Genova. Allora, poi io vorrei, se la signora ricordo, leggo questa poesia, poi vorrei che tu mi dessi il cambio, e se poi non vuoi più ripartiamo ancora, perché poi da parlare ne abbiamo quanto vogliamo, li annoiamo fino alla morte. Solo. Allora, è intitolata L'ascensore. Voi sapete che Genova è fatta di scale, eccetera, eccetera, e c'è un ascensore che porta dalle due gallerie che da Corvetto porta, chi non conosce Genova, comunque ci sono due gallerie, a metà c'è un ascensore che porta a Castelletto, che è un belvedere assoluto che affaccia sulla Genova antica, sul centro storico di Garibaldi e sul Po. Caproni ha scritto subito dopo, durante la guerra, sì, ha scritto una poesia intitolata appunto L'ascensore, riferendosi all'ascensore di Castelletto. Ma ve la leggo, mi scuserete, non sono un attore, quindi mi perdonerete se non saprò leggerla molto bene, e comunque la leggo con la passione che si deve a una poesia così bella. E in questo il Caproni fa veramente una metafora del viaggio, è proprio questo, è raccontare un viaggio così come tanto, perché potrei leggervi anche Statale 45, che è una poesia dell'estrema ricchezza di Giorgio Caproni, attraverso la quale lui racconta, fa una metafora della vita, del viaggio della vita, attraverso la Statale 45, che è quella terribile Statale, adesso un po' addolcita, ma una volta non senz'altro, per me andare in vacanza a Torino era un tormento, era una felicità andare, ma era un tormento pensare di fare quella strada con mio zio, con un topolino blu, che mi faceva stare in piedi sulla topolino, e con il tetto, allora era di tela, no? Aveva una certa cosa, con il tetto passato, e io respirare quest'aria fresca, perché per me tutte quelle curve erano un tormento. Quindi non vedevo l'ora di andare in campagna, ma c'era questa parentesi da incubo del fare questa strada, che era una curva, e io dovevo fare in piedi, perché se io stavo dentro, allora vi leggo L'ascensore, va bene, sono tante altre, non so se voi il concetto del viaggiatore cerimonioso, no? Se voi pensate
a quando Caproni ha scritto questa stupenda poesia in cui il viaggiatore, che Caproni, si allontana, prende la valigia, racconta a tutti per me posso credere, amici, casomai buttatemi qualcosa per farmi pensare. Ed è oppure anche nel Segno del Piangere, quelle bellissime poesie dedicate alla madre, in cui Livorno diventa un posto di favola in questa giovane donna, perché Caproni ha questa felicità di in qualche modo portare la mamma, portare la fanciullezza dell'adolescenza, diventare innamorato, così come fa Cavalcanti, la famosa bellissima ballatetta che Caproni ha preso in qualche modo a modello, in cui il Caproni diventa il fidanzato della propria madre. E dico questo perché in questa poesia sentirete che c'è in qualche modo a un certo punto un verso in cui si precorre, si prevede, si immagina, si preimmagina tutto quanto quello che poi molti anni dopo, almeno una trentina d'anni dopo, Caproni scrisse per la madre a Livorno. Quando andrò in paradiso non voglio che una campana lunga sappia di tegola l'alba da procurare. Quando mi sono deciso ad andarci in paradiso, ci andrò con l'ascensore di Castelletto nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo. Ci andrò rubando, forse, di bocca dei pezzettini di pane nei due bambini. Ma là sentirò alitare la luce nera del mare fra le mie ciglia e forse sul belvedere dove si sta in vestaglia, chissà che fra la ragazzaglia alzata, fra le leggiadre giovani libera uscita con cipria e odore di vita viva, non riconosco sotto un fanale mia madre. Con lei mi metterò a guardare le candide luci sul mare, staremo alla riviera di ferro, saremo soli e fidanzati, come mai in tanti anni siamo stati. E quando le si farà puntini al brivido della ringhiera, la pelle lungo le braccia, allora con la sua ghiaccia spalla se ne andrà lontano. La voce le si farà cera nel buio che la sottiglia, dicendo: oh Giorgio, mio Giorgio caro, tu hai una famiglia. E io dovrò ridiscendere, forse tornare a Roma. Dovrò tornare a attendere, forse, che una paloma manca da una canzone per radio sulla mia stanca spalla si posi, e alla fine dovrò rimuovere la penna, chiudere la camera, e festa di gallina, e al mastro, e a mio bambino. E il cuore lo avrò di cenere, udendo quella campana, udendo sapormitevole l'inverno dell'acqua che l'anno. Ma no, se mi sarò deciso un giorno per paradiso, io prenderò l'ascensore di Castelletto, nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo. Ruberò anche una rosa che poi dolce mia sposa ti muterò in veleno, lasciandoti a Pantereno per dirti mite, ciao, scrivi qualche volta, mentre chiusa la porta e intanto sul treno, un brivido un vero scosso. E allora sarò commosso fino a rompere il cuore. Io sentirò crollare su tegoli le mie più amare lacrime e dirò: chi suona questa campana d'acqua che lava la trappa più alta di un perdono? E mentre stando al terreno, mite tu dirai: ciao, scrivi, ancora scuotendo il freno un po' qui dentro, tra i lì, viva col tuo fazzoletto timida sospirare, io ti vedrò restare sopra la terra, proprio come il giorno stesso ti lasciai per la guerra. Chiedo scusa per aver meritato una lettura decisamente migliore, ma credo che effettivamente non si possa dire che non è un viaggio, non nel tempo, nello spazio e anche geografico, perché da Genova si va a Roma e quindi si viaggia anche, sia pure con la mente. Allora io, se la signora Salvagoraggi vuole, mi farebbe molto piacere se prendesse la parola e alzasse il tono dell'incontro e poi noi abbassiamo con la... Oddio. Prima di tutto, mi sentite? Si sente? Perché sento sorda. Dopo quello che ha detto Giorgio, il tono si abbassa. Comunque vorrei esordire questo mio brevissimo intervento con le parole che ho letto proprio stamattina di Alberto Manguel,
sono due righe. Tutta la geografia immaginaria, a differenza di quella che si trova nelle enciclopedie e negli atlanti, non ha confini. I suoi luoghi esistono in uno spazio senza limiti e occupano un paesaggio infinitamente copioso. Allora, questo mi pare, per iniziare questo discorso, mi pare giusto, perché la geografia non ha confini, appunto. Io di geografia non so niente. Premetto quello, sono qui, diciamo, sul dito dell'amico della signora Canale, va bene, ma cosa posso dire sulla geografia? La mia geografia è ristretta, non so tutte le suono, si sente tutto? Mi ripompa. La mia geografia, il mio territorio è in Monferrato, tra Piemonte e Liguria, sono genovese di nascita e ho vissuto a Genova sempre, adesso vivo in Monferrato. Per cui la mia geografia attualmente è qui, è confinata. Devo dire che quando c'era Marcello si girava, non dico il mondo, ma l'Europa, sì, l'abbiamo girata abbastanza, soprattutto quella dell'Est, perché Marcello, come dicevi, appunto, ha scritto con Bandiera Bianca Cefalonia, è stata molto tradotta anche, altri suoi libri sono stati tradotti in URSS. Allora era URSS e viaggiavamo spesso in URSS. E una cosa che tengo a raccontare, a dire, perché è una stupidaggine, ma il fatto che Marcello, quando siamo andati in Polonia, volesse andare a Danzica e a Gdynia, su in alto, dove c'è un Baltico, dove era cominciato tutto, per me è stata un'esperienza, ecco. Credo che pochi siano andati a Danzica, perché non è un posto che invoglia i turisti, ma a lui interessava proprio Danzica. Triste, tra l'altro, poi era il periodo di... era l'URSS degli anni 60, per cui insomma, dove tutto era, Mosca era triste, Budapest era triste, Varsavia era triste, passavano, non c'erano quasi automobili, passavano solo dei, non dico che non carri, ma carri militari, ecco, dei carri. Insomma, era, oggi la Russia è diventata Europa, insomma, forse ancora più frivola di Parigi. Comunque allora invece, un altro ricordo di viaggio che posso dire, e quando si cambiava a Brest-Litovsk c'era il cambio di lo scartamento ridotto, e questa era una cosa che mi aveva emozionato, perché siamo stati fermi non so quanto, perché l'altro doveva salire, scendere il vagone, vabbè. E comunque, per ritornare all'oggi, come dicevo, io sono limitata, vivo a Campale, e come faccio mio il testo di Xavier Dodestre, viaggio intorno alla mia camera. Io faccio il mio viaggio intorno alla casa, perché ho una casa grande e appunto mi piace l'idea di pensare di essere confinata lì. De Vestre era confinato in camera sua perché aveva preso parte al duello e questo era una punizione. Aveva dovuto fare 40 giorni di arresti domiciliari, diciamo, che però gli saranno serviti per riflessioni, progetti, rimpianti, insomma, aveva fatto tutto il percorso mentale e materiale intorno a questa stanza. Io questo percorso lo faccio, come dicevo, a Cantare. Scusate se io parlo un po' l'altra. Vabbè, comunque, a Campale lo visito stanza per stanza, a volte, come un visitatore visiterebbe un museo, perché è una casa piena di, soprattutto piena di libri, poi piena di cose che mi ricordano il passato, quello di mio, prima quello di Marcello, poi quello di mio nonno che era stato diplomatico ed era stato prima in Germania, poi in Spagna, in Cina al tempo dei boxer, e su quello c'erano molti documenti, molta documentazione, molte fotografie. Poi era stato governatore alla Svara, dove fu parecchi anni, poi in Francia, a Parigi per la... come si chiama la cosa dei... vabbè, non mi viene la parola. Vabbè, l'autus, saltiamo.
e tracce di questo percorso sono dappertutto. Ci sono nel mobilio cinese che lui aveva portato da Pechino, delle porcellane, degli scrolls, cioè quei pannelli che si vedono. E sono tutti oggetti che mi sono cari, ecco, farebbero la gioia di collezionisti e antiquari, insomma. Per esempio, ho la traccia di un mondo perduto e il biliardo, perché poche case credo oggi abbiano ancora il biliardo. In questo salone c'è questo strano biliardo, strano, grosso, che mi ricorda lontani autunni con i nonni e i loro amici che giocavano a boccette, raramente alla stecca, credo, perché c'era sempre il pericolo di rovinare il panno. Era un gioco antico, credo che oggi nessuno gioca più a biliardo, forse in qualche bar di campagna, non so. Insomma, questo viaggio mi piace farlo materialmente, procedendo di stanza in stanza, come dicevo. Però devo dire che, per esempio, la notte quando non riesco a dormire, questo viaggio lo faccio virtualmente, così per una specie di riepilogo mentale, passo di stanza in stanza, qui mi pare che potrei cambiare qualcosa, qualcos'altro, soprattutto riguardo ai libri, perché i libri crescono in maniera esponenziale, poi non si sa più dove mettere e non si trovano anche più. E è un viaggio anche quello, se vogliamo, un viaggio molto minore, molto minimo. Come ho detto, questa è una casa che percorro come si percorre una vita, partenze, arrivi, soste più o meno lunghe, ripartenze, una vita anche piena di sorprese, come un viaggio appunto. Perché penso che non occorra prendere un treno o un aereo per viaggiare, basta anche starsene seduti tranquilli e viaggiare con la testa. E adesso, questa è una tua beccata. Direi che tu, anzi, hai svegliato certi miei abitudini che sono a quelle che tu dicevi del viaggiare nella propria casa, che è abitata da mia moglie da quasi 40 anni nel centro storico e dove la passione collezionistica ci ha portato a raccogliere cose le più disparate, qui accanto cose modeste, per non decenno comunque, siamo un quadro del 600, potete trovare una maschera africana, una cultura cinese. E per me questo è un viaggiare, guardare il vecchio mandarino della prima metà del 700 che si è fatto ritrarre e che poi è arrivato, perché sa quale strane storie, eccetera, è arrivato in una città come Genova e da un antiquario che era molto ormai da 50 anni. Che era appassionato di arte orientale, adesso parlavo un po' di più, una volta era assolutamente una cosa non amata, e per me, ecco, è il medesimare di quel personaggio, in qualche modo iniziare un dialogo con lui, lo inizi con la sua civiltà e di conseguenza lo inizi. Allora magari ti viene in mente che abbiamo parlato prima di Colombo, c'è chi dice che è vero e che i vichinghi siano arrivati per primi nella terra del vino e hanno trovato delle evidenti prove di questa, ma c'è chi dice che addirittura una giunta enorme, gigantesca, che poteva navigare e solcare gli oceani, un mandarino cinese abbia percorso tutto il Pacifico per arrivare dall'altra parte in America. Sembra che ci siano delle prove, non si sa, ma ecco, questo serve. E così quando, non so, guardo un quadro del 600 dove c'è una scena di genere, dove ci può essere il venditore di polli, allora, o di piccioni, perché una volta i piccioni sono buonissimi, devo dire, io li ho mangiato quando ero bambino, e anche perché durante la guerra credo che qualsiasi carta da sapere, e bene, allora uno immagina quadri che sono quelli dei cosiddetti capocciani romani, no? Che rappresentano le scene di vita minuta, e allora uno immagina questo mercato, il rumore, tutto quanto, che vengono in mente magari anche le poesie romanesche,
che possono portare questa atmosfera. E lo stesso è per fare, che è una cosa bellissima che io consiglio a tutti i giovani che hanno la pazienza di ascoltarci le sonografie, ossia Radio Mustache, e che in qualche modo viaggiare attraverso i libri è di una bellezza straordinaria. E uno prende un libro e basta, cambia tempo, cambia epoca, cambia tutto. E entra, io per esempio adesso ho preso un anno dopo tanto tempo perché mi hanno costretto a mettere, costretto la parola ovviamente di cane, a mettere a posto una parte dei libri, e ho ritrovato un libro che avevo letto moltissimi anni fa, che è il diario di Stendhal, di Bello. E erano anni veramente l'ho letto, ragazzo. Rileggere questo libro e ritornare a sentire e vedere come un grandissimo scrittore come Stendhal, in gioventù, che era riuscito ad arrivare ad essere sottotitolista di Newsweek, in Italia, va a Milano, gira per l'Italia, fa il galletto con tutte le fanciulle che può in qualche modo avvicinare, si fa forte della sua qualità di scrittore, di persona molto spiritosa, eccetera. E poi di passare per esempio alla conquista del mese, non so se nessuno di voi ha mai letto, se non avete fatto ve lo consiglio, trovatelo, la storia del viaggio di Camessa de Vaca. È un libro straordinario, è un naufrago che ha trascorso moltissimi anni nelle Americhe, è stato catturato, diventato schiavo, poi diciamo liberto, per usare un termine occidentale, in questa tribù azteca, ha imparato la loro lingua, è riuscito a fuggire, erano in due tre persone, è riuscito ad arrivare a attraversare il Vietnam, è un libro del Popuranco, scusate. Oppure il libro bellissimo di Thor Heyerdahl, quel viaggiatore, non so se siete giovani, cioè quel libro della mia età, ma sono la maggior parte dei paesi di loro, c'era questo Thor Heyerdahl, era norvegese, che ipotizzava che gli antichi americani dell'America del Sud fossero stati più o meno volutamente trasportati dall'isola di Pasqua, che è un'isola affascinante, la terra è l'isola più lontana di tutto il mondo da qualsiasi costa continentale, e dove è fiorita una civiltà straordinaria, quella dei pasquali, con quei grossissimi mohari, dove sapete quelle strutture di pietra, e che in qualche modo per permettere la costruzione di questi mohari ha portato alla distruzione della civiltà. Quello che noi adesso stiamo facendo sulle mustache, ma voi sapete che veramente io trovo che c'è un paragone, a volte mi viene in mente, faccio una parentesi, ma in fondo, in un'isola di Pasqua in cui c'erano due tribù, una le cosiddette orecchie lunghe che dominava e l'altra le orecchie corte che invece era sottomessa, avevano questa religione che portava a far sì che questi moai, queste enormi sculture di pietra che venivano intagliate nella pietra con delle asce a loro volta di pietra, e poi dico questo è vero, perché ha fatto la prova, sono riuscito a fare lo stesso, e facevano rotolare poi con dei lanetti che usavano la lega degli angeli per poter spaccare la pietra a un certo punto, arrivavano a un certo livello, e quando la temperatura del fuoco arrivava al punto giusto, la pietra, gli ultimi pezzi di pietra che tenevano queste enorme mohai, che erano lungo metri, che era impressionante, si spaccava. Bene, tutto questo ha fatto sì che gli alberi non crescessero più su questa isola, ha fatto sì che le orecchie lunghe diventassero cannibali e mangiassero le orecchie corte e viceversa. C'è stato un imbarbarimento, ma comunque dato a distanza, non ricordo quanti anni, ha visto già direttamente nel giro di una generazione e mezza, di una generazione, ha visto il decadimento di questo popolo. È quello che noi stiamo facendo, direi che è un paragone perfetto di quello che noi stiamo facendo in maniera molto sciocca e di cui siamo colpevoli nei confronti delle generazioni che vengono dopo di noi. In questi giorni si troverà la vita meno felice, meno tranquilla, meno facile della nostra, per delle difficoltà obiettive che daremo noi, che abbiamo dato noi, non rendendoci conto della nostra miopia che porta a far sì che il pianeta,
poi per il pianeta lo stesso, perché vissuto 4 miliardi e mezzo, noi sono pochi, centinaia di migliaia di anni che stiamo qui a rompere le scatole a Gaia, e quindi anche se poi scompariremo, passerà poco tempo, la Terra si rimette. So che avevano fatto un conto che per ci fosse una guerra atomica micidiale in cui si distrugge praticamente tutto, ci sarebbero comunque delle piante che resisterebbero, che rimarrebbero protette, ci sarebbero degli insetti per cui magari la specie pensante potrebbe diventare un insetto, e quindi non c'è problema, noi siamo soltanto un semplice passaggio, come c'è soltanto i dinosauri, sono bisogno di noi fino adesso, diciamo. E quindi in piccolo noi vediamo quello che è la miopia di una specie, quello umano in un caso specifico, può portare. A questo proposito c'era poi, cambio discorso, scusate, ma io vado alla libera, mi dovete perdonare, mi fermate. C'era un racconto bellissimo, che mi era impresso, non mi ricordo per l'autore, ma era un autore noto di fantascienza, in cui ipotizzava che una specie aliena fosse arrivata sulla Terra e avesse visto un ominide, camminava, l'unico ominide ancora che era riuscito a camminare in posizione verticale. Lo prendono, lo studiano e lo paragonano alle scimmie, invece scimpanzé, sono i nostri cugini, e vedono che questa scimmia ominide, questa volta, ha la possibilità di migliorare, accelerare il progresso mentale e di conseguenza tutto, perché si accorgono che è affetto da una malattia, ha un cancro al cervello, gli fa crescere questa malattia, gli fa crescere il cervello in maniera abnorme, per cui accelera l'intelligenza, la possibilità di fare, ma accelera anche la scomparsa della specie, perché è una malattia, perché si ammala. E quindi osservano da osservatori assolutamente neutrali, cioè esaminano la malattia di questa specie umana, quindi noi secondo siamo esaminati da questa specie aliena, che vede come riusciremo in così poco tempo a distruggere la nostra stessa civiltà, ma non per colpa nostra, perché siamo malati, abbiamo un cancro cervello che ci ha fatto sviluppare rapidamente, perché ipotizzano invece che gli scimpanzé, se non ci fossero gli uomini che ovviamente hanno occupato tutti gli spazi, nel giro di un paio di milioni di anni sarebbero arrivati all'età della giunta. Non so cosa c'entri con la geografia, ma abbiamo avuto in mente tutto quanto, dato tanto tutto è geografia, perché credo che veramente si debba vedere su questo aspetto. Vorrei adesso che la signora Salvagoraggi ci riportasse sui giusti binari con qualche altra parola. Ma io non lo ripeto, veramente mi scusate, ma non saprei cosa dire. I miei anche, come dicevo, non so generalizzare. La limitro che non è cosa. Vuol sapere che quei viaggi in campagna, quando si trasferisce di via o meno, questi viaggi che mi fanno ricordare, non so, Gattopardo. Sì, è vero, perché io mi trasferisco da Cappale, una località vicino a Vada, che forse qualcuno conoscerà, vado in quello che era la prima casa importante dei Raggi, che sarebbe la Badia di Vigneto, qualcuno forse conoscerà la Badia di Vigneto, bella, 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 torneranno i monaci tra l'altro, e ormai è un rito, prima lo faceva dopo Marcello, adesso lo faccio da sola, il primo d'agosto va alla Badia, un mese di Badia. Ora fa ridere, sono 20 km, in macchina ci si mette mezz'ora, non più. Andando d'aria. E allora, bisogna portare le pentole, insomma è un viaggio, la gatta che lo gradisce, e poi tutti i supplementi, i vestiti, i lenzuoli, insomma, questo per un mese della ridere è la villeggiatura di una volta, credo, appunto, un po' quanto partesse, loro lo facevano con la carrozza, io lo faccio con la macchina, con la gatta accanto. Però mi ricordo quanto Marcello andavamo col cane, con i gatti, e poi dietro qualcuno a portare la roba perché ce l'era fare. Vabbè, questi sono i viaggi adesso. Poi una volta andavo spesso a Genova, andavo all'opera, e anche per un viaggio, avevo il mio treno, eravamo dei pendolari, ci chiamavamo le operai perché andavamo all'opera,
eravamo un gruppetto di signore che anzianamente, perché ormai all'opera c'erano solo over 60. E questo purtroppo mi è legato, perché io non posso più sentire la musica, ma quando sono diventata sorda, allora ho perso molto, perché per me l'opera, opera, i concerti, insomma, la musica in generale, anche quello non mi anca. Dico, quanti sono coloro che parte non sono gli scrittori, Goethe, eccetera, Stendhal, tutto quanto, con l'oggetto dei campi, ma quanti sono i compositori che hanno scritto da Liszt, mi viene in mente, no? Che a un certo punto ha scritto i suoi viaggi in Italia, a Roma, a Firenze, no? Oppure la Wanderer, ci sono veramente delle possibilità in questo senso di incrociare, no? le varie cose, dalla musica alla poesia, certo, all'arte figurativa, se vogliamo. Sì, da quale so poco. Comunque, per esempio, avevo scritto e mi è rimasto, sì, un titolo sulla vecchia rivista italiana, si chiamava Osservatore Letterario, il diario di viaggio in Polonia, perché era stato bello, con Marcello prodotto in Polonia, in polacco, poi vedere questa Varsavia da poco ricostruita fra l'altro sulla falsariga del canaletto, perché il canaletto era stato passato e aveva fatto delle cose meravigliose, è stata poi ricostruita perché era bombardata completamente e l'ha ricostruita appunto secondo quadro del canaletto. A Varsavia mi ricordo che volevamo andare ad Auschwitz, ovviamente, a poi ci sono andati anche a Cracovia bellissima. Di lì abbiamo visto, mi ha mai detto di pensare che adesso mi pare sia al Louvre, la dama con l'ermellino, sì, bellissima, ma allora, e poi sia, dove siamo andati appunto, a Danzica, e poi volevamo andare ad Auschwitz, e c'era una certa resistenza da parte di questi polacchi, insomma, se non ci fossimo andati per loro era meglio, perché, non lo so. Non sono in comunità, all'epoca abbiamo viaggiato parecchio, come dicevo, poi Grecia naturalmente, perché quando siamo andati a Cefalonia, Marcello aveva cominciato a scrivere il libro su Cefalonia senza mai esserci stato, non avevo un'idea, insomma, non sapeva, beh, isola greca. E quando ci siamo andati, lui ha avuto uno stimolo nuovo per scrivere, perché prima di tutto ha visto che stiva distrutto dal terremoto, perché aveva avuto un terremoto volcano prima degli anni 50. E poi parlare con i locali che avevano assistito a, qualcuno aveva assistito proprio all'esecuzione da parte dei tedeschi, sugli ufficiali italiani, ci hanno portato a vedere la casetta rossa che era un po' simbolo di questo incendio terribile dove erano sepolti gli ufficiali, i soldati italiani. Ecco, ma questo. E beh, anche Caproni ha scritto e l'ho pubblicato un libro intitolato Frammenti di Giuliani, perché va a Polonia, perché in Polonia, a Varsavia. Subito dopo la guerra, ed è bellissimo sentirsi raccontare il viaggio in aereo fatto nel 47, era il suo primo viaggio che faceva, perché era di origini modeste da un punto di vista economico, era insegnante elementare, e Caproni ha avuto la cosa che l'ho sempre sostenuto, e così anche alcuni pochi felici amanti della cultura caproniana, ma normalmente era considerato un grande minore, questo si è reso conto che uno dei più grandi poeti del Novecento, non solo italiano. Detto questo, comunque era stato invitato a partecipare e in qualche modo credo avesse anche sollecitato per l'idea del viaggio di poter frequentare persone molto importanti al convegno della pace che il Partito Comunista Polacco, su naturalmente invito del Partito Comunista Sovietico, aveva organizzato ed avevano partecipato intellettuali di grandissima caratura, tra gli altri Picasso, che in quell'occasione disegnò la famosa Columba della Pace. Tra questi vi erano anche Quasimodo e Natalia Ginzburg. Ora,
si è saputo poi perché è stato pubblicato l'epistolario, diciamo, molto intenso ed amoroso per quel lampo, tra l'altro quasi lui la stava per sposarsi con una ballerina classica, e la Ghibo non era particolarmente attraente, ma comunque sono, erano giovani, erano un siciliano, se vogliamo andare nel banale, si innamorarono, no? Si innamorarono, e durante questa vacanza in quelli di Polonia ebbero un'avventura focosa e rapida. Ma Caproni, molto ingenuamente, Caproni era giovane, perché del 12, mi sbagliamo del 47, vedete che era giovane, nel suo diario nota come Quasimodo della Ghibo, ma senza nessun pensiero dietro, no? Lo dice così, è una constatazione, probabilmente pensavo che sapeva questa cosa, nota come la Ghibo e Quasimodo siano sempre insieme. Proprio per questo, no, voglio dire, quindi abbiamo avuto una conferma. E poi invece Caproni andò a visitare Dalfis e una volta, e c'è un racconto straordinario e commovente, emozionante della visita di Giorgio Caproni ad Auschwitz, e però è uscito circa 25 anni dopo la sua visita ad Auschwitz. E una volta c'era un rapporto di amicizia con questo poeta: quando andrò in paradiso penserò a Giorgio Devoto, riderò col bicchiere vuoto all'ombra del mio viso, mi scrisse una volta sul tovagliolo mentre stavamo mangiando una pizza a Santa Margherita. Ma dicevo, gli chiesi, ma come mai, mentre tanti altri racconti di soggetto polacco sono scaturiti, sono stati pubblicati, poi li masticava, li vendeva giornale Ipsa, perché così pigliava qualche lira di più, perché con uno stipendio di maestro mantenere i due figli, allora non era facilissimo, e lui mi disse, è stata talmente forte lo shock e l'emozione che ci ho messo vent'anni per poterne liberare e poter raccontare quello che ho visto. Pensate che cosa doveva essere di terribile quello che è. E di cui però c'è una colpa anche degli italiani, io dico sempre che nel 38 le leggi razziali sono state pubblicate dagli italiani, io sono stato alla visiera, per fortuna non erano, ma dà lo stesso una grande emozione. Quindi io sono stato a Marzabotto e ho visto anche gli attrezzi di tortura che venivano usati contro i partigiani. Quindi noi non siamo esenti da colpa, dobbiamo avere il coraggio di dirlo. E io dico tutte le volte che capita, perché mi sembra che una ripulitura di quello che ci teniamo dietro le spalle sia sempre necessaria. Scusate la parentesi metapolitica. Scusa. Dicevi? Ah no, dicevo per il principio di Auschwitz. Io mi sembra che la stessa cosa che Caproni racconta anche dei capelli che mettevano da parte, perché ci facevano gli uscini, ci si facevano addirittura le cose come per tenersi caldo, e poi non so come dei piccoli uscini per le mani, e poi i paralumi fatti con la pelle e gli amici. Ma per rialzare invece un po' e poi capiamo, allora, ritornando al discorso dei viaggi dei libri, io credo che veramente se qualcuno ha i libri come compagnia, può viaggiare nel mondo stando seduto in poltrona, come faceva tanta vita Tarascona, che sapeva raccontare perfettamente le sue avventure inventate di caccia, le ruote, eccetera eccetera, sapeva quale fucile si dovesse utilizzare o meno, anche se poi tutto sommato la sua cioccolata scalda qualche viaggiatore toglieva, e se doveva passare nella sera per andare dalla Tarascona Boquerque sul ponte che scavalca Roma, lui si portava una piccola daga, perché non si potevano arrivare quelli là che erano i selvaggi, che erano in altri provenza, quelli là che arrivano con eccetera eccetera. Ma dicevo, quindi uno può viaggiare come vuole. Io una volta mi sono divertito quando sono autobiografico, ma un mio giovane amico che stimavo molto è andato in Africa, è andato a visitare la terra di Dogon, che è una tribù molto interessante, che ha un'arte tribale molto bella, di grande qualità, soprattutto per quelle che sono le porte dei granai che utilizzano degli spazi che recuperano la città di Sena. E i Dogon hanno una credenza che fa sì che gli amanti degli UFO si sentano spalleggiati in questa loro tesi, nella quale
religione dei Dogon, c'è un'adorazione di Sirio A e di Sirio B. Ora, bisogna pensare che Sirio B, l'altra stella binaria, non gli erano tra di loro, se non sono legate come orbite, Sirio B non è visibile da loro, e loro non hanno telescopio. Allora, immaginano, coloro i quali credono negli UFO, che in qualche modo un'antica civiltà sia andata a trovare il Dogon e che abbia in qualche modo detto da dove venivano, e da allora i Dogon si ricordino che a Sirio B c'è una deità, che poi in effetti erano semplicemente dei. Poi hanno queste maschere lunghissime, le Kanaga, che sono alte anche 3 metri, semplicissime, con le quali danza le persone. Questa ragazza mi stava raccontando la cosa e credo da una parte di averlo deluso nella sua possibilità di raccontare, e dall'altra mi ha chiesto: ma allora lei c'è stata? Dico: no, guarda, sono una tribù che mi affascina, ho tanti suoi libri su di loro, ho letto tutto quello che ho trovato su di loro, così come per i suoi padri e con tante cose, per cui è come se ci fossi andato, cioè non è la stessa cosa. Però veramente credo che, e questo è il punto con il quale cerco di concludere questa nostra divagazioni amicali, con le quali abbiamo cercato di spiegare quello che per noi è il mondo che ci circonda, e in fondo il catalogo che io stampo, con cui pubblico i miei libri, sono giro del mondo, perché abbiamo tanti poeti arabi, abbiamo poeti russi, abbiamo poeti francesi, inglesi, americani, ecco che tutte queste lingue che vengono poi ricondotte con la traduzione all'italiano fanno sì che il mio catalogo rappresenti in fondo una grande giovane. È un viaggio veramente serio. Però ecco, se i giovani e se noi anziani riuscissimo a dare sempre questo stimolo alla lettura, credo che fin dagli inizi, credo che veramente non ci sarebbe che da guadagnare, e personalmente per chi legge, e anche perché si crea, poi credo, un rapporto di civiltà che senza i libri, adesso questi ebook, queste cose che non sono delle nostre generazioni, altrimenti non ci sarebbe.